Oggetto numero 10, mancata liquidazione, nuovo mercato coperto SRL. Interroga il consigliere Bori, risponde l'assessora Gabbidi. Prego consigliere Bori l'illustrazione. Grazie Presidente, l'interrogazione appunto riguarda la mancata liquidazione della nuova mercato SRL, infatti la struttura del mercato coperto è di proprietà pubblica, risale al 1932, è stata una struttura che ha fatto la storia di questa città. In questa struttura sono state investite risorse pubbliche importanti, 4,8 milioni da parte della Regione Umbria, 1,3 milioni di euro da parte dell'allora Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, in cui ci sono anche rappresentanti della Regione oltre che di altri enti locali. Sono ed erano risorse destinate a rifunzionalizzare e mettere in sicurezza il mercato coperto. Nel 2018 il Comune di Perugia ha pubblicato un bando per individuare un gestore per l'hub enogastronomico del mercato coperto e in questo bando era specificato che il soggetto vincitore doveva farsi carico dei lavori di completamento dell'immobile che sarebbero stati scomputati in 9 anni per 176.000 euro l'anno. Nel 2019 è stato assegnato a una cordata di imprenditori locali, la Nuova Mercato SRL, che aveva come socio principale la Fondamenti Impresa SRL al 41%, il cui amministratore unico è il consigliere regionale Andrea Fora. E all'interno c'erano Coldiretti, Confcommercio, Confcooperative, Farchioni, BPE Cioccolato, Il Collino di Todi e Antonio Boco. La società aveva un capitale sociale di 50.000 euro, ma risultano ancora versati soltanto 36.000 euro, non versati 13.500 da Fondamenti Impresa SRL, scusate, 12.250 da Fondamenti Impresa SRL. I lavori sono stati ritardati per vari motivi, tra cui la pandemia, e nella data del 2 agosto 2022 è stata sollecitata con una lettera una serie di integrazioni alla cordata di imprenditori, in cui in particolare si chiedevano dettagli sui temi edilizi e impiantistici. E quindi la realtà ha rinunciato alla gestione del mercato coperto. In seguito è stata messa in liquidazione, ma questa liquidazione è bloccata perché è stato sollecitato più volte il versamento del capitale mancante senza avere risultati. Ora, l'interrogazione chiede alla Giunta, dato i notevoli investimenti di risorse pubbliche a partire da quelle regionali e dato che è una realtà che riguarda non solo la città ma tutta la regione, si interroga la Giunta per sapere se era a conoscenza di questa situazione e per conoscere quali azioni intenda mettere in campo anche per finalizzare l'utilizzo di questi fondi pubblici regionali e la riqualificazione della struttura. Grazie. Grazie consigliere Bori, prego assessora Gabbidi per la risposta. Grazie Presidente. La rifunzionalizzazione del complesso dell'ex mercato coperto di Perugia, approvata dal Comune di Perugia con deliberazione della Giunta Comunale 238 del 5/8/2015, per un costo complessivo di 5.750.000 euro, risulta finanziata dalla Regione con risorse PAC per 4.850.000 per 900.000 con fondi propri comunali. Non so, sente così? L'intervento presentato dal Comune di Perugia alla Regione in più momenti a partire dall'anno 2014 ha riguardato la rifunzionalizzazione della struttura edilizia articolata su 2 livelli, oltre al recupero della terrazza di copertura dell'edificio stesso con l'esclusione del parcheggio interno. Ad oggi la Regione ha liquidato 3 acconti del contributo assegnato per un importo complessivo di 3.776.525.
calcolati sulla base di una concessione provvisoria di euro 4.196.000. Rimane pertanto l'erogazione del saldo previo invio della rendicontazione finale. Nel mese di maggio 2024 il Comune di Perugia ha comunicato al Servizio di Riqualificazione Urbana Regionale la sostanziale ultimazione degli interventi di risanamento e rifunzionalizzazione del complesso edilizio a suo tempo presentato e richiesto l'utilizzo delle economie per la quota regionale di competenza pari a euro 204.000 per il consolidamento del muro di contenimento su via delle Conce. La Regione con PEC del 30/5/2024 ha rilasciato il nulla osta per eseguire i relativi lavori per il costo ovviamente di 204.000, con la prescrizione che l'intervento dovrà essere concluso entro il 31/12/2024. In relazione all'avviso pubblico effettuato dal Comune di Perugia relativamente alla gestione del complesso ex mercato coperto, si rappresenta che l'individuazione del soggetto gestore esula dalle competenze dell'amministrazione regionale, rientrando nella sfera di competenza del proprietario del bene, che deve individuare l'operatore nel rispetto dei criteri previsti dal codice dei contratti. Concludo ribadendo che il finanziamento regionale era ed è finalizzato al recupero del più volte citato manufatto, sia dal punto di vista strutturale, sia di alcune finiture e dotazioni impiantistiche. Grazie Assessora Gabbi, ti prego Consigliere Bori per la replica. Sì, la questione, ho ascoltato con attenzione le parole di Assessore, la questione riguarda a mio parere più piani. Il primo è quello di riattivazione del mercato coperto, la riqualificazione e la presenza di attività al suo interno. Il secondo piano è anche il procedere della liquidazione della precedente società, la Nuova Mercato Coperto SRL, in cui a mio parere c'è anche un'anomalia di incariche e competenze. Comunque presenterò un atto specifico in forma scritta per avere poi la documentazione sul tema. Grazie. Grazie Consigliere Bori. Oggetto numero 11. Sisma Pierantonio Sant'Orfeto, stanziamento risorse per la ricostruzione e contributo autonoma sistemazione. Interroga il consigliere Bettarelli, risponde la presidente De Sei. Prego consigliere Bettarelli per l'illustrazione. Sì, grazie. Torniamo per l'ennesima volta su un tema già ampiamente dibattuto dal purtroppo triste 9 marzo 2023, quando una scossa importante ha colpito in modo particolare i comuni di Perugia ed Umbertide e appunto le frazioni di Pierantonio e Sant'Orfeto in particolare, quindi nell'Umbertidese e nel Perugino. Credo che le considerazioni in premessa siano abbastanza poche da fare e rispetto invece a quelle che sono le richieste, nel senso che come Consiglio regionale e anche in tutte le sue forme con incontri fatti anche nelle sedi, come dire, dell'oggetto purtroppo del sisma, con atti di consiglio votati all'unanimità abbiamo più volte e anche congiuntamente sollevato la questione. Faccio riferimento in particolare con la delibera 378 del 5 marzo in cui all'unanimità ci siamo presi gli impegni di attivarsi presso il Governo affinché venga adottata una normativa transitoria provvista di copertura finanziaria, ci siamo impegnati a intervenire presso il Governo e il Parlamento per mettere in campo tutte le azioni e le misure necessarie a garantire tempi celeri per la ricostruzione, un apposito provvedimento normativo legislativo che prevede la sospensione del pagamento delle imposte nel periodo di transizione per la ricostruzione, all'istituzione di un ufficio per aiutare e supportare i cittadini per l'espletamento delle pratiche e affinché sia garantito appunto il contributo autonomo a sistemazione. Questi sono alcuni degli impegni che ci siamo presi. Nel frattempo c'è stato per un periodo onestamente, come dire, limitato nel tempo, transitorio e poi velocemente risolto anche
successivamente alla, come dire, al deposito di questa interrogazione, che è del 3 luglio, in cui i residenti, in particolare del comune di Umbertide e in parte prima quelli di, del comune di Perugia, non avevano ricevuto nei tempi, diciamo, canonici previsti il contributo di autonoma sistemazione, a cui ha fatto poi seguito, guarda caso, un paio d'ore arriva dopo che avevo mandato il comunicato con l'interrogazione, il comune di Umbertide ha fatto un comunicato annunciando questo ritardo, quindi, ed è al di là dei comunicati che poi, insomma, la stampa lascia tra virgolette il tempo che trova, ma quello che conta sono le risposte, quindi quella situazione è stata velocemente tutto sommato risolta, ma credo che intanto la domanda, ed è uno dei tre quesiti che poi mi accingo a leggere, è evitiamo che risuccedano, come dire, tipologie di casi per cui ci siano ritardi nel momento in cui le persone comunque una somma, seppur limitata, perché insomma non è che risolve quella da sola i problemi, ma sanno che se ce l'hanno in conto quel determinato giorno, magari insomma può diventare un problema qualora ci siano stati e se ci dovessero essere ancora slittamenti. E la realtà, quindi, per chiedere, oltre quindi alla questione che in quel frangente del CAS è stata risolta, è se ci sia, come dire, in prospettiva, in itinere, un provvedimento ad hoc, così come è stato fatto in altre realtà territoriali, ad esempio cito nell'interrogazione Campi Flegrei, in cui il governo ha agito con un decreto ad hoc, prevedendo anche delle cifre, poche, tante, ma comunque con un provvedimento ad hoc rispetto ad una situazione di, appunto, di sisma, bradisismo in quel caso. E soprattutto, ed è l'ultimo punto che, diciamo, mi interessa in modo particolare, è fare il punto, visto che siamo alla fine di luglio, ci approssimiamo alla pausa estiva per almeno per i lavori di aula, e di capire qual è lo stato di avanzamento per quello che diciamo concerne la nostra regione su tutto il lavoro che è stato chiesto e credo che sia in corso di attuazione di approfondimento, censimento per quello che poi sarà appunto la situazione riguardante edifici pubblici e privati, a seguito della quale, così come è stato più volte annunciato, il governo dovrebbe poi provvedere allo stanziamento delle risorse finanziarie. Quindi, sintetizzando e completando, chiedo un aggiornamento rispetto ad una situazione che, di cui, diciamo, non, su cui non ci sono novità ed aggiornamenti da ormai qualche mese, per capire se si va verso una risoluzione con delle cifre certe e in quali tempi della, in particolare ovviamente della ricostruzione. Grazie consigliere Bettarelli, prego presidente De Sei per la risposta. Sì, grazie. Allora, consigliere Bettarelli, al di là delle sue richieste finali, sulle premesse c'è qualche considerazione che merita un piccolo approfondimento, anche perché non sfuggirà al consigliere regionale che questo governo regionale, a proposito del sisma del 2016, si è creato una solida esperienza che oggi è basata su dati molto importanti. Sa bene che a fine 2019, a ben 3 anni dal grande sisma dell'Italia centrale, Umbro, ci siamo dovuti subito all'inizio del nostro insediamento occupare fisicamente delle macerie e abbiamo dovuto portare via le macerie dalle strade per arrivare in 4 anni e mezzo ad aver terminato il 90% della ricostruzione privata e per essere in grado di porsi come obiettivo di terminare anche la ricostruzione pubblica nella prossima legislatura. Così, in questa nuova nefasta occasione, la nuova giunta regionale si è immediatamente attivata, sin dai primi momenti dopo la scossa, per poter accedere a tutte le possibilità offerte dalla normativa vigente per portare assistenza alla popolazione colpita. L'evidenza di questo è nella messa immediata a disposizione dei fondi di bilancio regionale per il supporto ai comuni, ma ancora di più per aver ottenuto la dichiarazione di stato di emergenza nazionale,
con contestuale stanziamento di risorse per l'assistenza alla popolazione e di primi interventi per la messa in sicurezza delle strutture pubbliche e dei luoghi di culto. Grazie a questo intervento, oggi beneficiano di un contributo per l'autonoma sistemazione, il cosiddetto CAS, 167 famiglie di Umbertide, 72 di Perugia e 2 di Gubbio, per un totale di quasi 600 persone ed un costo complessivo di 2 milioni e 160.000 euro anno, assorbito questo dal Governo. Le numerose sollecitazioni presso il Governo e il Parlamento, nonché presso il Commissario per la ricostruzione post-sisma 2016, hanno portato alla recente approvazione della legge 29 aprile 2024 numero 56, di conversione del decreto legge 2 marzo 24 numero 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con la legge di conversione, articolo 36, è stata affidata alla struttura del commissario Guido Castelli la ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 22 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 23. La ricognizione, già avviata dal senatore Castelli, con nota assunta al nostro protocollo il 30 aprile ultimo scorso, dovrà essere basata sulle procedure e sui criteri di quantificazione dei danni, secondo la legge vigente, e dovrà essere sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la Protezione Civile entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Questo è il dettato normativo. La Regione Umbria ha già svolto tutto il censimento dei danni mediante la redazione delle schede ADES, ADES, GL e Chiese. Le oltre 1000 schede redatte attraverso le informazioni ivi contenute sono state utilizzate per effettuare la quantificazione dei fabbisogni per la ricostruzione. Non è tanto facile, capisco. Capirci, infatti prima non riuscivo nemmeno a capire l'intervento, però è diventato un luogo di grande silenzio in aula, per favore, e non lo so come definirlo, ma è veramente impossibile fare anche le persone sui corridoi, per favore, se si allontanano un pochino per parlare, perché in aula c'è una gran confusione. Grazie. Quindi dicevo che le oltre 1000 schede redatte attraverso le informazioni ivi contenute sono state utilizzate per la quantificazione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate per effetto degli eventi sismici del marzo 23. L'Ufficio Speciale Ricostruzione, sulla base della notevole esperienza acquisita nelle istruttorie delle istanze relative alla ricostruzione post-sisma 2016, e in relazione al costo parametrico e ai vari incentivi previsti nel testo unico ricostruzione, ha identificato i costi parametrici da applicare alle superfici determinate dalle schede in relazione alle specifiche tipologie di danno e di strutture ordinarie, grandi luci e chiese, in modo da rendere le stime del fabbisogno quanto più possibile attendibili. Questa attività è ad oggi conclusa, noi l'abbiamo già conclusa, e la stima dei fabbisogni sarà inviata nei prossimi giorni, con largo anticipo rispetto alla scadenza fissata dal commissario per la metà di settembre. Presentata la ricognizione, si confida nell'assegnazione delle risorse e dell'attività tecnico-amministrativa alla struttura del commissario Castelli, e quindi una gestione aderente alle modalità già ampiamente note e utilizzate nella ricostruzione post sisma 2016. Poi, rispetto alle nuove risorse per il CAS, in qualità di commissario per l'emergenza di cui trattasi, ho richiesto subito la proroga dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri il 6 aprile 23, presentando istanza con ampio anticipo rispetto alla scadenza, e precisamente l'abbiamo presentata il 2 febbraio del 24. Nella richiesta esplicitavo chiaramente che risultava persistere la necessità
di assistere un numero consistente di sfollati con erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione, mentre la relazione allegata evidenziava i costi per la stessa. Con successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2024 sono state stanziate le somme necessarie per il pagamento del secondo anno di CAS, riqualificate nel frattempo in 2,16 milioni di euro. La Regione, in attesa del trasferimento delle somme per la seconda annualità del CAS da parte del Dipartimento di Protezione Civile, nel sollecitarlo si è attivata anticipando ai comuni le somme per coprire il pagamento di ulteriori due mensilità di CAS, somma che proprio ieri per 1,08 milioni di euro è arrivata a copertura di tutto il CAS 2024. Voglio infine ricordare che anche lato scuole, tema delicato per il comune di Umbertide, che l'ha vista in parte inagibili, grazie alla collaborazione Regione-Comune si è subito arrivati ad una rimodulazione dei plessi che ha consentito l'immediata sistemazione dei 160 alunni rimasti senza sede. Come vede quindi, consigliere Pettarelli, una gestione che non solo ci ha visti nel campo, sul campo un'ora dopo la scossa, come è noto, perché ero nel centro di protezione civile immediatamente dopo nella nostra sede di Foligno, ma anche efficaci nel trovare immediate soluzioni ai problemi della popolazione, e confido che a breve, all'esito di questa ricognizione, avremo anche le prime coperture per iniziare la ricostruzione. Ce lo auguriamo tutti e io sollecito quotidianamente. Grazie. Grazie Presidente De Sei, prego consigliere Bettarelli per la replica. Replica piuttosto rapida. Rispetto anche alla considerazione che come tempistica credo che la data di discussione di oggi del Consiglio sia stata anche tra virgolette fortunata, nel senso che la Presidente ci dice che è di ieri che sono pervenuti 1 milione circa per il CAS 2024, quindi insomma siamo, come dire, è una buona notizia, non volevo dire nel senso che è una data fortunata il Consiglio di oggi rispetto al fatto che sono arrivati ieri, e così come che trasmetterete, come ci ha detto, a giorni le oltre 1000 schede, se ho ben capito, della ricognizione. Quindi sono ovviamente soddisfatto di queste notizie, perché credo che, come ho detto in premessa e lo ridico anche oggi, l'obiettivo, soprattutto quando si parla di questioni come quelle del terremoto, quindi di emergenze che colpiscono famiglie e imprese, è quella della soluzione delle questioni e non della semplice e becera polemica politica fine a se stessa. Quindi sono due notizie che accolgo con piacere. Mi auguro, e mi avvio a concludere, che quindi questo lavoro di ricognizione, che ovviamente è stato fatto prima della scadenza e onestamente non credo che fosse così complicato, perché gli edifici sono abbastanza limitati, i danni sostanzialmente erano stati valutati, e credo che tutto sommato fare un computo se un danno di una certa entità o meno con i metri quadri si può agevolmente trasmettere, quindi bene che sono stati trasmessi, che verranno trasmessi sostanzialmente alla fine di luglio, se ci dice fra qualche giorno. Ora, e concludo, l'impegno non può che essere quello di sollecitare, come credo già stiate facendo, ma faremo tutti in tutte le sedi, è quello di far sì che il governo, con legge ad hoc, legge di bilancio, quello che sarà, e metta a bilancio le cifre necessarie che fanno seguito ovviamente a quelle che sono le schede. Quindi l'impegno, e su questo credo che ci sia, ovviamente parlo per me, ma credo di poter parlare a nome di tutta l'Assemblea legislativa, è quello a questo punto di sollecitare affinché il governo, il commissario Castelli, si faccia da tramite, perché le risorse che appunto verranno calcolate siano disponibili, messe a bilancio e poi disponibili prima possibile. Grazie.